Buongiorno, oggi vorrei raccontarvi di questo ultimo libro che ho realizzato, La corretta manutenzione del maschio. Vediamo se riesco a inquadrarlo, sono bravissimo, posso anche avvicinare, di Guanda. Questo libro parla di una cosa interessantissima a mio parere, cioè noi litighiamo maschi e femmine nonostante ci si ami, e quando litighiamo diamo la colpa a lei o a lui, ma incredibile, la realtà è che litighiamo per questioni fisiologiche, biologiche, cioè siamo fatti diversi, ragioniamo in maniera diversa e non ci rendiamo conto che alcune aspettative che abbiamo per la persona dell'altro sesso sono assurde, perché non è fatto in quella maniera lì, non c'è niente da fare. Ad esempio, una litigata che avete fatto tutti da una parte o dall'altra è proprio tipica: tu stai passeggiando per strada con la donna che ami e tutto va bene, c'è un'atmosfera serena. Passa un'altra ragazza e tu praticamente ti giri a guardarla, e la donna che è con te, che tu ami follemente, si gira verso di te e ti dice: stronzo! Ecco, donne, questa roba qua è ingiusta. C'è stato uno scienziato, probabilmente era stato cazziato dalla sua moglie poco prima, che ha preso un gruppo di uomini e donne, gli ha attaccato dei sensori tutto sulla testa e li ha mandati in giro a passeggiare per la città. E che cosa si è accorto? Che le donne guardano gli uomini di passaggio molto di più di quanto facciano le donne rispetto, cioè gli uomini rispetto alle donne. Ma c'è una differenza sostanziale negli occhi. Cioè, la donna si è evoluta per milioni di anni con la necessità di controllare intorno che tutti i bambini non facessero casino e si comportassero bene, e questa capacità ha portato sì, questa necessità ha portato sì che la donna sviluppasse una capacità di visione, di campo visivo, appunto per controllare i bambini, a 180 gradi. Cioè la donna, per guardare qua, non ha bisogno di girare la testa. Guarda così, con la coda dell'occhio un attimo, vede tutto, cioè proprio se la camicia è giusta, intonata, se il collo è troppo largo, i calzini se sono di classe o no. Ecco, il maschio invece, povera bestia, si è evoluto per milioni di anni dovendo controllare, invece che da lontano quella macchia gialla nella vegetazione non fosse una tigre ma semplicemente dei fiori. Quindi abbiamo sviluppato un campo visivo a binocolo, noi vediamo lontanissimo con una grande definizione, ma è un campo visivo ristretto. Se passa qualcosa qua noi dobbiamo girarci, se no non vediamo. Allora, voi capite che se mettiamo insieme una serie di questi aspetti della mente maschile e della mente femminile, capiamo che alcuni meccanismi fondamentali del nostro rapporto, se non conosciamo queste situazioni, diventano problematici. Quando la donna ti parla, no, tipo stai uscendo di casa, sei in ritardo, sei nei casini e la donna vuole raccontarti una cosa, devi ascoltare. Non c'è modo. Perché? Perché per la donna raccontarti le sue emozioni è fondamentale, come d'altra parte per il maschio è fondamentale essere gratificato. Noi abbiamo un meccanismo banale, primitivo, dite quello che volete, ma noi siamo orgogliosi quando saliamo in macchina e partiamo per Cesenatico e riusciamo realmente ad arrivare a Cesenatico. E donne, se volete un uomo felice, ogni volta che riesce ad arrivare a Cesenatico dovete dirgli: ma che bravo che sei, tu sei il mio eroe. L'uomo è felice, non è una grande richiesta in fondo, no? Ci sarebbe di peggio. Ma oltre a questo pacchetto di problemi, di incomprensioni strutturali proprio della forma della mente, c'è un altro grosso problema che rende difficili i rapporti tra maschi e femmine, cioè il fatto che nella nostra cultura c'è l'esaltazione del Latin lover, del conquistatore, di quello che in una vita va a letto con 3.000 donne, e c'è tantissimo parlare dell'innamoramento fino al primo bacio, e libri e film, e poi libri e film, tutto dalla prima rissa al divorzio con coltellate, ma non c'è
la descrizione di quello che accade in mezzo, non c'è la celebrazione della millesima notte d'amore con la stessa donna, non c'è il racconto delle invenzioni per mantenere vivo, per stupire l'amante, per far crescere l'amore. C'è anzi l'idea che l'amore sia una specie di infezione che colpisce come un'influenza, dura un mese, 2 mesi, 3 mesi e poi c'è l'amicizia, non c'è niente da fare, la noia. Non è vero. Non è vero, ma manca la cultura, manca il fatto di dire al Latin lover, tu sei un poveretto, perché si sa benissimo che la prima volta che fai l'amore, anche la seconda con una donna che non conosci, insomma non c'è un gran godimento. Allora dov'è il gusto? Sei uno che ha fatto l'amore con 3.000 donne, sei proprio uno sfigato, perché non sei mai arrivato a toccare veramente i vertici del piacere fisico e emotivo. Insomma, di questo parlo nel libro La corretta manutenzione del maschio e lo trovate in tutte le librerie oppure lo trovate su internet su www.commercioetico.it. Buona giornata, scusate, sono tutto impappinato. Buona giornata, buoni amori, buone cose, ciao, ci si rivede. Ta 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 ta